Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continua Gesù, continua ad operare in noi. Vogliamo rinnovare il nostro atto di metterci, entrare dentro la tua umanità e ripetere, fare insieme con te tutto quello che fa la tua divina volontà. Allora Gesù, mostraci che cosa fai che lo vogliamo fare insieme con te. E Gesù dice: figli miei, venite insieme con me a dare gloria al Padre per tutta l'opera della creazione. Questo è quello che ha fatto Gesù, che ha fatto nostra Madre Santissima. Come possiamo davvero ringraziare e glorificare il Padre Celeste per tutta l'opera della creazione? Allora entriamo e facciamolo insieme con Gesù, associamoci all'operato di Gesù. Pertanto la cosa più bella è girare insieme nella divina volontà, piuttosto che parlare della divina volontà come fosse una scatola, no? Fuori di noi. Ci entriamo dentro e facciamo tutto quello che si può fare in essa. Questo giro che andiamo a fare insieme, lo dico subito, no? È un'indicazione, uno strumento, è uno degli infiniti modi in cui possiamo girare. Anzi, in esso seguiremo una traiettoria. Anche Luisa, quando girava nella creazione, una volta glorificava, una volta chiedeva perdono in ogni cosa creata, una volta riparava, lo faceva in tanti modi diversi. Ancora, allora anche noi possiamo farlo in tanti modi diversi. Quindi questo non è il manuale, lungi, Signore liberaci dal pensiero che esista un modo, è uno degli infiniti modi, è come un trampolino. E allora, innanzitutto in questo giro ci riferiamo alla creazione naturale, no? Il cielo, la luna, le stelle, tutta l'opera della creazione. In realtà però quando parliamo degli atti di Gesù nella redenzione, pure di creazione parliamo. Parliamo della creazione spirituale, degli atti che continua a fare la divina volontà nell'umanità di Gesù. Cioè in questa divina volontà troviamo tutti gli atti della divina volontà. Qui c'è la creazione del sole, qui c'è l'istituzione dell'Eucaristia, sono sempre atti di volontà divina. In particolare adesso ci stiamo riferendo alla creazione naturale. Ecco, nella creazione, che è la grande sconosciuta, è la grande ignorata e anche la grande inutilizzata. Non vogliamo fermarci alle cose create come tali, ma vogliamo entrare nell'atto della divina volontà che crea e mantiene queste cose. In ogni cosa creata, pensiamo per esempio ad un fiore. Troviamo tre elementi. C'è il fiore in sé, che tocco, che ha le sue caratteristiche organolettiche, che ha il suo profumo. Poi c'è un secondo elemento che è lo scopo per cui il fiore è stato creato. Il fiore è stato creato per deliziare la nostra vista, per manifestarci in modo velato, in modo piccolissimo, ma pure efficace, la creatività, la bellezza, la dolcezza di Dio, la sua gentilezza, la sua sensibilità. Ed è stato anche creato per farcene dono l'un l'altro. Quindi tutti quanti questi scopi buoni del fiore. In particolare poi c'è questo altro terzo elemento. Il terzo elemento che è l'atto di Dio di creare il sole e di mantenere il sole in esistenza. Allora, il sole e il fiore si appassirà magari domani,
Lo scopo del fiore, se io l'ho colto e l'ho regalato ad una persona per darle gioia, l'ho compiuto. In una parte l'ho utilizzato. Ma la parte che io non tocco, non ho guardato mai, non ho mai pensato, è la cosa più importante, quello che non passerà, che è l'atto di Dio che è parte della sua volontà ed è depositato in eterno nella sua volontà, che è l'atto di Dio chiamato fiore. Questo è importantissimo. Così che vediamo anche che non c'è poi tanta differenza tra l'atto divino chiamato istituzione dell'Eucaristia o sermone sulla montagna o concepimento di Maria Santissima o resurrezione di Lazzaro e l'atto della divinità, della divina volontà chiamato sole. Sono atti di volontà. Come si dispiegano, se si toccano o se non si toccano, come si dispiegano nello spazio e nel tempo, fa parte del modo come sono disposti ad extra. Ma sia la creazione del sole, sia la creazione del fiore, sia l'istituzione dell'Eucaristia, sia la resurrezione di Lazzaro, sono atti divini. E sono tutti qui, nella divina volontà, e formano la vita divina. Sono depositati in atto ab eterno per l'eternità nella divina volontà. Quindi, per poter ricevere veramente la vita della divina volontà, devo entrare e prendere anche l'atto chiamato fiore e farlo mio, non solo guardare il fiore dall'esterno o magari si compiere uno degli scopi per cui è stato creato. Certo, non lo infilo nel naso a qualcuno, no? O nell'orecchio. Io una volta, quando ero bambina, diracene, però è vero, mi ricordo che andammo in gita scolastica alla scuola elementare con gli fiori, poi tornati in classe, non so perché mi venne l'idea, infilai lo stelo nella presa della corrente, presi la scossa, no? Allora dico, no, questo non era, dice, no, no, il fiore è così bello, vai, la scossa, no, non si fa questo con il fiore, per dire, no? Poi c'è questa terza cosa, che è l'atto di Dio di chiamare chiamato fiore, che è la sua dolcezza, la sua tenerezza, la piccolezza, tutte queste qualità divine che Dio ha voluto pennellare dentro il fiore e che sono contenute in quest'atto e che mi vogliono nutrire. Per vivere nella divina volontà devo nutrirmi di volontà divina, pertanto devo nutrirmi anche dell'atto chiamato fiore. Devo diventare fiore. Quindi l'anima che vive nella divina volontà deve racchiudere dentro di sé tutta la creazione. Come faccio? Mica mi posso bere l'oceano. No, però entro nell'atto della divina volontà chiamato oceano, e l'abbiamo visto ieri con i mari di Maria Santissima. Che cos'è il mare? Mare è purità, mormorio continuo, dice il mormorio della tua preghiera sia continuo, profondità, nascondimento, purezza, unità, pienezza. Queste sono le qualità divine del mare. Allora il mare passerà, ma le qualità divine e l'atto chiamato mare è in eterno e vuole nutrire la vita della divina volontà in me. Quindi per compiere la divina volontà e per vivere in essa, Dio vuole vedere nell'anima racchiuso tutto se stesso e tutte le sue opere. Pertanto il nostro girare è proprio passare da un atto all'altro per prenderne possesso, per fagocitarlo, per racchiuderlo, per diventare quell'atto. Non so quanti di noi hanno letto il libro della Vergine Maria e lei quando è assunta in cielo la si guarda e dice ah, è cielo, poi la guardano meglio, è mare, è prati fioriti, tutto racchiude in lei. Quindi tutta la creazione è un'opera completa. Quindi nell'anima che vive nella divina volontà, Dio vuole trovare tutte quante le sue opere. Per questo noi ci giriamo dentro. Se non giriamo per tutte queste opere, come possiamo conoscerle? Come possiamo familiarizzarci con quell'atto? Capire che cos'è? Farlo nostro, fargli compagnia, possederlo, racchiuderlo, utilizzarlo. Questo è girare. Quante cose che si possono fare. Allora procediamo per ordine.
Ecco, non vi spaventate, ma a me piaceva la geometria cartesiana dove si va per due dimensioni, no? La x e la y. Sì, non si vede la cosa. Ecco. Il timbre non fa contatto. C'è quella spina che è staccata. No. Era quell'altra spina. Bene, allora Gesù con questo atto ci ha dato la prova fisica che per entrare dobbiamo mettere la spina. Come dicevamo prima, no? Per entrare nella divina volontà, mettiamo la spina per ricevere la corrente di questa volontà divina. Siamo collegati, siamo dentro. Allora, dicevo, abbiamo qui per due dimensioni. Era restato lì Tonino così, come se stacca lui, zac, connette di nuovo. Quindi queste due dimensioni, la varietà delle cose create sull'asse verticale, no? E poi la varietà degli atti che possiamo fare per ognuna e con ognuna e in ognuna di queste cose create. Chiaro, no? Che di cose create ce ne sono tante. In particolare noi seguiremo la progressione della Genesi, no? Il cielo, le stelle, la luna, il sole, la terra, le piante, gli animali, l'uomo. Seguiamo questa progressione. Anche lui si aggirava per tutte le cose create. E poi per ognuna di queste cose create, vediamo, e questo lo prendiamo proprio dagli scritti di Luisa, perché quando Luisa comincia a girare nelle cose create, Gesù le dà questa spinta, dice: vai figlia mia, sono qui con te anche se non mi vedi, anche se non mi senti. Con il peso della pena della privazione dell'umanità di Gesù, Luisa era spinta a cercare Gesù nelle cose create, nella creazione. Allora dice: lo cerco nel cielo, lo cerco nella luna, lo cerco nelle stelle. E Luisa comincia ad entrare in questi atti, nell'atto chiamato cielo, nell'atto chiamato luna, nell'atto chiamato sole. Dico atto chiamato cielo, lo specifico ogni volta, anche su una frase un po' più lunghetta, proprio per avere noi la consapevolezza che stiamo parlando non del cielo fisico in sé, non del fiore in sé, l'aspetto materiale. Infatti Luisa molte cose non le ha mai viste da quel letto, eppure è entrata in tutte, le ha mangiate tutte, le ha visitate tutte, le ha utilizzate tutte. Allora, cose che conosciamo e che non conosciamo, lontane e vicine, entriamo nella divina volontà dove c'è l'atto di ciascuna di esse. E Luisa allora metteva il ti amo, ti riconosco, ti glorifico, tante cose diverse, no? Tanti atti diversi che faceva. Però anche Luisa sviluppa una progressione, nel senso che non è che con gli atti entrava nell'atto chiamato cielo e diceva dammi il tuo regno, no, neanche sapeva che poteva farlo. Che fa? La prima volta dice ti riconosco nell'atto chiamato cielo, poi ci mette il ti amo e poi ancora per anni e anni e anni e anni, anni, 30, 40, 50 anni che fa? Ti amo, ti amo. Poi chiede a Gesù ma che fai nel cielo spiega, che fai nelle pietre? E Gesù dice metti il tuo ti amo, vedrai che te lo diranno. Il ti amo svela, il ti amo rivela, il ti amo dà il diritto di possesso. E quindi anche il giro è un'attività continua che più la facciamo e più ci svela. Procediamo come ordine, altrimenti. Ecco, allora procedendo, la grafica ovviamente è più che infantile, proprio perché siamo neonati, ci tuffiamo in questa volontà divina. E abbiamo fatto qui l'esempio, no? Seguendo l'asse verticale, la varietà delle cose create. Il cielo, le stelle, la luna, il lampo, il sole, la terra, le piante, gli animali, l'uomo. E poi, seguendo la dimensione orizzontale, possiamo vedere per ognuna di queste cose che cosa ci possiamo fare. E Luisa una volta diceva, ti amo, ti adoro, possiamo far compagnia. Soprattutto nei volumi tra il 19 e il 20, Luisa comincia a girare nella creazione. Una volta si metteva a fare compagnia alla divina volontà in ogni cosa creata. Una volta diceva, la prendo possesso di questo atto, lo faccio mio per diventare luna, per diventare sole, per racchiuderlo.
con una progressione che viene naturale, come per dire faccio questa cosa, mi dà la consapevolezza e il coraggio che posso farne anche un'altra. E se io ti posseggo, ti racchiudo, se io ti racchiudo, posso fare con te quello che voglio. Che cosa voglio? Voglio il tuo regno. Quindi girare ci dà la fiducia e la conoscenza per continuare a girare. Vai, vai, vai. Oh, cominciamo col cielo. Questo era facile da disegnare. Vuoto. Infatti, infatti nel passare da una cosa creata all'altra avremo questa forma mentis, no? Questo scopo, quello di vedere, per esempio, una cosa che fa la divina volontà in ogni cosa creata per poterla fare anche noi. Quindi il cielo e tutta la creazione, che cos'è? È un modello. Dice Gesù, Adamo nel suo stato innocente guardava tutto il creato e nell'unità di luce della divina volontà riceveva l'atto che la divina volontà fa in ogni cosa creata e i canali di luce, di grazia, di conoscenza, e lui va al cielo con il pennello della sua umana volontà e l'inchiostro del suo amore. Cielo, cielo. Stelle, stelle. Luna, luna. Quindi lo scopo nostro adesso è riprodurre, ripetere, rifare in noi la vera creazione, non quella materiale, quella divina, degli atti della divina volontà in noi. E questo è lo scopo della creazione. Lo scopo della creazione è gemi di doglie di parto, perché c'ha atti divini che vogliono essere partoriti per darci per avere vita in noi e non possono. Al limite ci becchiamo il succo dall'arancia, dico buona questa arancia. Ma l'atto arancia l'abbiamo mai assaporato? Siamo diventati arancia anche noi. Ecco. Che cosa fai divina volontà nel cielo? Così che io dipingo il cielo in me e possa vedere in ciascuno di voi questo cielo divino che si stende. Ecco, cielo vuol dire vuoto, vuoto, il nulla, il vuoto. Allora, in tutte le opere che il Signore fa, che Dio fa, parte dal nulla, parte dal vuoto. Non fa condivisione di spazio, condominio, no? No, lui vuole tutto lo spazio per sé, vuole il vuoto. E su questo vuoto vuole formare le sue opere. Allora, così come lo spirito aleggiava sulle acque, cioè tutto era un vuoto informe. Il Signore dice fiat lux. La forza gravitazionale inizia a roteare intorno ad alcuni punti, la materia si consolida attorno a questi punti, pianeti, stelle, eccetera. Ma si parte dal vuoto. Allo stesso modo, il Signore vuole formare in noi questa creazione spirituale partendo dal vuoto, dall'umiltà neanche, il nulla. E infatti, per creare questo, per formare questo cielo in noi, Gesù comincia pure con Luisa, già da pagina 2 del volume 1, qual è la prima lezione che dà Gesù a Luisa nel volume 1? Distacco. Distacco. Da tutto e da tutti e anche da te stessa. Volume 1. Onde il Divino Maestro da principio pose mano a spogliare il mio cuore da tutte le creature. E con voce interna mi diceva: io sono tutto il bello che merito d'essere amato. Vedi, se non togli questo piccolo mondo che ti circonda intorno, cioè pensieri di creature, immaginazione, io non posso liberamente entrare nel tuo cuore.
nel cielo, nel vuoto dell'anima tua. Questo mormorio nella tua mente è d'impedimento a farti sentire più chiara la mia voce, a versare le mie grazie. Ripercorrendo il lavoro che Gesù fa con Luisa, non nel volume 1, ma ogni anima, ciascuno di noi ha un volume 1, siamo tutti al volume 1. E allora prendiamo il volume 1 di Luisa, per esempio, una volta fa tanto spavento e dice: ma quanto ha dovuto soffrire. Ognuno di noi ha volume 1, il volume 1 dell'anima. Distacco, mortificazione, non pensare più al passato, purezza di intenzione, carità soprattutto, dolore della croce, dolore per i propri peccati, amore alla croce. Quindi il volume 1 di Luisa, che è nelle caratteristiche e negli eventi esterni così inimitabile, così unico, ma nella sequenza della creazione spirituale che Gesù fa in lei, è il volume 1 di ciascuno di noi. Il primo atto è il distacco. Gesù vuole creare nel vuoto. Questi discorsi, dice, quando tutto il giorno me lo sentivo sopra, mi riprendeva in tutto. Come per esempio, se mi lasciavo trasportare nel discorrere un po' troppo con la famiglia, anche di cose indifferenti, non necessarie, la voce interna mi diceva, il chiacchiericcio, no? Di cose innocue, ma non necessarie, quelle che ti lasciano un po' la mare in bocca, di quelle parole che non sono tanto, non sono, come diciamo ieri, figlie legittime della parola incarnata. Questi discorsi ti riempiono la mente di cose che a me non appartengono, ti circondano il cuore di una polvere, non è vuoto, di una polvere, in modo da farti sentire debole la mia grazia, non più viva. Non puoi tu fare come facevo io nella casa di Nazareth con Maria e Giuseppe, in una parola tutto chiamava Dio, tutto si operava per Dio e tutto a Lui si rifaceva. Perché non potresti tu fare altrettanto? È tosto Gesù, eh? Certo, vuole darci il dono più grande, deve fare spazio. E ci abbiamo i mobili vecchi e Lui ci vuole mettere una reggia. E noi vogliamo dire, no, questo divano sporco me lo tengo, perché sto tanto comoda. Quindi mi insegnò il modo come amare le persone senza discostarmi da Lui, cioè col mirare le creature come immagini di Dio, in modo che se ricevevo il bene delle creature, dovevo pensare che solo Dio era il primo autore di quel bene, e che se n'era servito per mezzo delle creature per mandarmelo. Quindi il mio cuore più a Lui si legava. Questo ritornando al gioco che facciamo stamattina, non vuol dire che non possiamo ringraziare nessuno, dice grazie, grazie Filomena per il panino. No, non ringraziare me, grazie Gesù. No, grazie, riconosco Gesù in Filomena. Quindi grazie Gesù in Filomena. Ci possiamo ringraziare tra di noi. Però basta riconoscere chi è l'autore, il vero donatore, è Gesù. Quindi il Divino Maestro mi liberò dal mondo esterno. Allora vi pose mano a purificare il mio interno. E con voce interna mi diceva, adesso siamo rimasti soli. Non c'è più nessuno che ci disturbi. Non sei adesso più contenta che prima, che dovevi contentare tanti e tanti? Sembra che dobbiamo contentare tanti e tanti, no? Invece lui, nel volume 1, Gesù dà a Luisa la definizione di carità, che vuol dire per Gesù, con Gesù, in Gesù. Dice, con me, per me, in me. E questo farà tutto. Vedrai tutte le creature in me, e in me e me delle creature. E prenderai tutto dalle mie mani. Non sei adesso più contenta che prima, che dovevi contentare tanti e tanti?
Quindi la prima lezione negli scritti di Luisa è che è proprio la prima, il primo atto che il Signore Creatore fa nel creato è il vuoto, il distacco. Non sono tanto dalle cose, dalle creature, ma anche da se stessi. E il distacco, come dirà un altro volume, il vero distacco non è soltanto il distacco dagli affetti, ma anche il distacco dagli effetti. C'era Luisa che pregava per un confessore e gli diceva: Gesù, lui è tanto bravo, togligli quel difetto di pronuncia che c'ha, così ti può proclamare meglio la tua parola. E Gesù dice: sì, io la posso anche togliere. Ma il vero distacco non è soltanto il distacco dagli affetti, ma il distacco dagli effetti. Nel senso che pur balbettando, la mia volontà può essere proclamata ancora più efficacemente che se io dessi al confessore eloquenza e perfetta padronanza della parola. Per noi il distacco dagli effetti è importante, no? Come abbiamo detto pure l'altra volta. Il distacco dalla nostra tendenza di voler misurare come è andata bene e come è andata male. Di misurare se questa anima ha capito quello che gli volevo dire oppure no. Come se fosse il mio potere, no? Allora, il vero distacco dagli affetti, ma anche dagli effetti. Paradossalmente il distacco dagli effetti è quello più difficile. Allora, quindi prendiamo il pennello della nostra volontà, guidata da Gesù, nella volontà divina, e dipingiamo cielo dentro di noi, distacco da tutto e da tutti. Diciamo: Gesù, voglio fare questo atto, voglio prendere l'atto di cielo e farlo mio, in modo che tu in questo vuoto ci possa mettere tutto quello che vuoi. Ovviamente questo non è un atto unico, questo continua per la vita. Per questo il volume 1 dell'anima continua sempre. Per questo anche i primi volumi di Luisa, il Vangelo stesso, no? Non finiamo mai di applicarlo. È un ciclo continuo. Ci distacchiamo, per esempio, diceva: da quando iniziamo a leggere gli scritti di Luisa ero attaccata a tante cose, adesso non me ne importa più tanto. Eppure il Signore ci farà trovare un'altra cosa a cui siamo attaccati. È tremendo, eh? Le sa scovare in maniera divina. Pertanto il volume 1 dell'anima è un ciclo. Il cielo ha sempre bisogno di essere spaziato. Viene liberato dalle meteore, ma il pulviscolo dove lo mettiamo? Il pulviscolo è quello più duro da eliminare. Questo perché pur noi facendo atti nella divina volontà, mettendoci nella divina volontà, vogliamo fare nostro quest'atto di disposizione della divina volontà in noi, di purificazione, di vuoto, e quindi già facciamo atti nella divina volontà che hanno effetti bene per tutto e tutti. Il Signore non aspetta che noi siamo perfetti per poter fare atti nella divina, è impossibile. Allo stesso tempo però, pur operando nella divina volontà, il Signore continua a disporci sempre di più. Pertanto dobbiamo continuare sia sempre e continuamente nell'area delle disposizioni, l'importanza dei primi volumi, no? Anche in Luisa, pur continuando e senza paura a slanciarci nella divina volontà. Ecco, più desideriamo, più conosciamo, e più il Signore ci mostrerà il pulviscolo, ma via via anche questo. Bene, Gesù, noi dobbiamo andare avanti, per cui fai presto a fare questo grande vuoto in noi. Ci fidiamo, Gesù, che ci hai svuotato. Io vedo tanti cieli di fronte a me, eh? Voi non li vedete, ma io li vedo. Che ci mettiamo in questo cielo? Stelle. Ecco, così come nel vuoto del cielo il Signore inizia a mettere le stelle del firmamento, così pure noi prendiamo questo atto chiamato stella e vogliamo tempestare il nostro cielo delle stelle che Gesù vuole creare in noi, che la divina volontà vuole formare in noi. Quali sono queste stelle?
le virtù. Quindi ho messe tre. Quali sono le prime virtù? La fede, la speranza e la carità. L'umiltà, la pazienza, il conoscimento di se stessi, la mortificazione. Oh, quante virtù! Oh, quanto ordine di vita cristiana! Oh, quante stelle! Quante costellazioni devono formarsi in noi! E infatti, parlando proprio di costellazioni, no? Quest'atto delle costellazioni che vediamo in cielo, Aldebaran, Orione, queste grandi, il carro grande, il carro piccolo, neanche le conosco. Pensiamo che siano gruppi di stelle, come dei gruppi di stelle particolari, per esempio, fede, speranza, carità sono tre stelle che fanno una costellazione virtuale. Virtuale non perché non reale, ma virtuale perché di virtù. È un gioco di parole. Gesù vuole formare in noi delle costellazioni virtuali, pertanto la fede, la speranza e la carità formano in noi la costellazione teologica delle virtù teologali. Negli scritti di Luisa prende tante altre virtù e le unisce in gruppi, per esempio. Nel volume 3 dice: le tre firme sul passaporto, il passaporto celeste che porta alla beatitudine anche in terra, hanno queste tre firme: rassegnazione, umiltà e obbedienza. Quindi ogni virtù è legata a un'altra, ogni virtù compensa e richiama un'altra, come le costellazioni si reggono nella loro unione, nella distanza e nella unione. Quindi chiediamo a Gesù di formare questa costellazione, le firme del passaporto della beatitudine celeste anche in terra, con la rassegnazione. Sì, dice, puoi essere rassegnato, però devi convincerti che questa rassegnazione, perché diventi conformità e abbandono, ci vuole l'umiltà. Perché se io mi rassegno, dico mi rassegno perché tanto non lo posso cambiare, però non sono ancora convinta, non ho ancora adorato in silenzio le divine disposizioni. Allora ci vuole l'umiltà per dire conosco che io non so, so che tu sai meglio, so che tu c'hai, sai cos'è bene, allora mi rassegno davvero. E poi dice, con il sigillo dell'obbedienza ogni intoppo viene superato. Pertanto la rassegnazione, l'umiltà e l'obbedienza sono delle tre virtù che già ci mettono nella pace su questa terra. Poi ne abbiamo preso un altro esempio, per esempio la porta del Tempio, la porta Templi. Mi ricorda il libro della Vergine Maria, quando nostra mamma celeste, all'età di 3 anni, lascia Sant'Anna e San Gerolimo, l'hanno consacrata, no? Come piccola Vergine del Tempio, con coraggio, con pace, con distacco, sale i gradini del Tempio e dice senza piangere, ho salutato mamma e papà e sono entrata. Allora, questa bellissima, stupenda costellazione di virtù, per esempio, questi sono piccoli esempi di infiniti e milioni di costellazioni. Diciamo, Madre Santissima, quella che abbiamo visto ieri, no? Delle tue virtù che ornano la terra fiorita della tua umanità, la pace, il distacco, il coraggio nel seguire la volontà di Dio, ancora piccola bambina, a salutare mamma e papà, ad entrare nel Tempio. Dacci questa pace, questo coraggio, questo distacco per entrare nel Tempio della Divina Volontà. Io comincio a vedere un sacco di stelline qui dentro, il cielo che ognuno di noi ha dipinto. Ricordiamoci che l'obiettivo è prendere il modello della creazione e consentire alle stelle, al cielo, di compiere lo scopo per cui sono state create. Quindi entrare nell'atto di Dio chiamato cielo, chiamato stelle, per prenderlo e replicarlo, ripeterlo in noi. Prendere questo nutrimento, questa vita divina, prendere questo modello per consentire alla divina volontà di pennellarlo come vita in noi. Allora le stelle potranno dire, oh, finalmente possiamo compiere lo scopo per cui siamo state create. Vediamo stelle viventi di vita divina in ogni creatura. Oh,
Finalmente possiamo dare tutto il nutrimento, la grazia, il modello che il Signore ha messo in noi dal Fiat Lux. Oh, abbiamo aspettato qualche millennio, ma adesso ne è valsa la pena. Non ci stancheremo fino a che non vedremo tanti cieli stellati per quante sono le creature. Stiamo girando, eh? Sono le stelle, con un altro atto che fa la divina volontà nelle stelle, come vedete sono tutte legate, collegate tra di loro. Gesù ci dice, volume 18, 6 dicembre del 25, in questo mentre, dice Luisa, vedevo il cielo stellato. E l'immamabile Gesù ha ripreso il suo dire, figlia mia, guarda il cielo, che ordine, che armonia tra le stelle. Una stella non può stare senza dell'altra. Sono tanto vincolate insieme che una sostiene l'altra. Una è la forza dell'altra. Ognuna ha la sua orbita, no? E ognuno segue quell'orbita, è un bilanciamento di forze, no? Gravitazionale, ognuno segue la sua. Guai se si toccassero, guai se ognuna volesse sviare e uscire, no, mi piace l'orbita di quell'altra, sarebbe la distruzione di tutto l'universo. Ognuna fa il suo corso, e facendo il proprio corso, è luce dell'altra, è sostegno dell'altra. Che bell'atto questo delle stelle, l'interdipendenza e la santa distanza. Santa distanza tra le stelle. Se mai sia una sola stella si spostasse dal suo posto, ci sarebbe tale scompiglio e disordine nell'atmosfera che passerebbe pericolo che tutto andasse in rovina. Sicché tutta la bellezza del cielo sta riposta nello stare ognuno al suo posto, nell'unione comune e nella forza comunicativa e attrattiva che hanno tra loro. Più che elettricità le tiene sospese e avvinte tra loro. E questo lo possiamo vedere nella creatura, dove l'uomo è il nuovo cielo, anzi più che cielo su terra. Ogni creatura si può dire che è una stella animata. Lo possiamo vedere in due modi. Ogni creatura è un cielo stellato. Ed ogni stella, ogni virtù in noi è collegata da una forza di comunicazione, da una interdipendenza con tutte le altre. Se zoppica la pazienza, zoppica la carità. Se una virtù traballa, tutte le altre traballano. Allora una è forza dell'altra. In ogni virtù le troviamo tutte. Ognuna alimenta tutte le altre. Quindi l'interdipendenza delle costellazioni virtuali che abbiamo in noi. Un altro modo per vedere lo stesso atto, un altro modo per ricevere in noi, non solo l'interdipendenza, la necessità che tutte le virtù stiano al loro posto e che se traballa uno crolla tutto, è anche questo. È anche il fatto che possiamo pensare a ciascuna creatura come una stella, dove tutti noi siamo interdipendenti, ognuno fa il proprio corso, ognuno deve stare nel posto dove l'ha messo Dio e seguire la propria orbita. Se facciamo questo, ognuno ha forza dell'altro, ognuno è sostegno dell'altro, ognuno con i propri atti alimenta l'altro. Il guaio succede quando io voglio uscire dalla mia orbita e voglio entrare nella tua, dove anziché mantenere la santa distanza tra di noi, che è forza comunicativa, vogliamo arrogarci il diritto di cambiare la mia orbita, di cambiare il posto, il luogo, lo scopo per cui Dio mi ha creato. Cataclisma, non solo nella mia vita, ma nelle vite di tutti. Che cos'è il peccato se non il disordine, non solo nella mia orbita, ma in tutta la Chiesa universale? Le conseguenze del mio peccato sono universali, hanno effetto su tutti, fanno male a tutti. Ciò che fece il primo uomo Adamo
fino all'ultimo che verrà. Ciò che tutto doveva essere in comune tra di loro. Ognuno di noi è una stella, sicché non doveva possedere la sola sua forza, ciascuna stella, ciascuna creatura, ma la forza di tutti. Tutti i beni dovevano essere in comune tra loro. La tua forza, che generi nel fare il tuo moto continuo, nel sorgere e nel tramontare come sole o nel tuo corso come stella, dà forza a tutti. Tutti dovevano essere in comune tra di loro. La mia volontà, più che elettricità, doveva portare il vincolo e la comunicazione di tutto ciò che è buono e santo. E ad onta che, dice Gesù, ogni uomo doveva fare il suo ufficio e occuparsi in azioni diverse, siccome tutti dovevano partire dal punto primo della mia volontà, tutti dovevano convertirsi in luce, quindi uno doveva essere luce dell'altro. Quanto siamo interdipendenti. Ma per essere interdipendenti, per comunicare, per compartire la luce mia con la luce tua, per te, creatura, essere luce di altre creature, per comunicare questa forza, questa interdipendenza, ciascuno deve stare al suo posto. E quindi la unione e l'armonia tra le creature si realizza nella santa distanza tra le creature. A volte noi vogliamo vivere la vita di un altro. Voglio vivere la vita di questa persona, voglio vivere, cos'è il mondo se non l'idolatria, ci presenta gli idoli, no? La stella dello sport, la stella della musica, oppure il cinema, questi idoli. E noi che cosa vogliamo fare? Noi vogliamo uscire dalla nostra orbita per dire, guarda, io voglio fare il corso di questa. È un'illusione. È un'illusione del nemico che ci vuole far uscire dallo scopo, dall'ordine, dal posto in cui, per cui siamo stati creati. Non importa se l'orbita è piccola, se è grande, se è visibile, se è invisibile, se è ellittica, se è circolare. Ma è compito divino, è orbita divina, è corso di vita divino. La mia volontà, atto primo di tutte le creature celesti e terrestri, ti porterà la comunicazione di tutti gli atti loro e tu resterai avvinta a loro e loro a te. Quindi per vivere in comune, per essere ciascuno vita dell'altro, per essere ciascuno luce, amore e gioia dell'altro, ognuno deve fare la volontà divina, deve stare al suo posto. A compiere il proprio ufficio. È bello non prendere questo atto di forza comunicativa, interdipendenza tra tutte le stelle e pennellarlo, riceverlo in noi. Metti, Signore, in me questa santa distanza che è comunione con gli altri. Non è allontanamento, è comunione. Per amarci davvero ci dobbiamo venerare, rispettare, venerarci. Non copiarci letteralmente, oppure non definirci, so come tu sei, no, tu sei un mistero di Dio, inimitabile, e da te prendo la luce che mi viene attraverso la divina volontà, perché tu fai il tuo ufficio, io faccio il mio, e facendo così ce li scambiamo, nel senso che io partecipo del bene che tu fai e tu del mio. L'unione della santa distanza. Io vedo tante stelle, tutte interconnesse tra loro, anche se non ci parliamo, anche se tutti stiamo diretti verso la divina volontà, se non stiamo a braccetto, se non stiamo chiacchierando tra di noi, c'è una connessione, una interdipendenza divina, sublime. Oh, non per scordare di me, sto passando. Vorrei avere i tuoi occhiali, così avevi pulito.
Poverina, se ci avessi un occhiale sarebbe cercata con me. No, che prego. Però vedrei altro. No. Perché ognuno ha i suoi occhiali. Sì, no, per cieca sul mondo, ma sul mondo vedente sul cielo. Bellissimo. Ecco. È chiaro, no? Che cosa stiamo facendo? Stiamo prendendo la vita, l'atto della divina volontà, chiamato cielo, chiamato stella, chiamato interdipendenza tra le stelle, e lo stiamo prendendo, ce lo stiamo pennellando. È quello che faceva Adamo. Non aveva molto tempo, per fare altro. Lui, che davvero vedeva, non c'era mica bisogno dei fanali miei. Lui che davvero vedeva senza bisogno di fede, ma veramente con gli occhi di luce, con questi, dicevano ieri, no? La versione decaduta, sono i nostri capelli, dei raggi di luce che legavano Adamo a tutte le cose create, per ricevere in continuazione la luce, la conoscenza, la grazia. E quindi lui, ecco, e formava in sé la creazione. E la creazione, oh, finalmente la creazione lo dava a Dio, perché si vede riprodotta, viva, reale, animata da una volontà divina, parlante, intelligente e puramente libera nella creatura. Infatti, il compimento dello scopo della creazione è nelle nostre mani. Per questo Dio ha fatto un gioco rischiosissimo nel creare. Lui ha creato tutto. E poi ci ha dato una libera volontà intelligente, questo nulla, che dice a te adesso, aspetta, ricevi il mio tutto, da te dipende il compimento di tutta la creazione. Che ha fatto desiderare. Luna. Che fai divina volontà nella luna? L'atto chiamato luna è un atto, fa tantissime cose la divina volontà nella luna, non ci basterà la nostra vita per scoprirlo. Allora mettiamoci tanti ti amo Gesù nella luna. Una cosa, una delle tante cose che possiamo scoprire nell'atto di luna, vedendo che la luna sorge dopo che il sole tramonta, no? Iniziamo a vederla quando il sole sta tramontando o quando è già tramontato, durante la notte. No. Tutti riposano, sembra che è tutto buio e la luna sta lì, non si stanca. Eppure la luna si vede, e il fatto che la luna c'è e la vediamo, sappiamo che la luna non brilla di luce propria, la luna brilla di luce riflessa, è la luce del sole. Allora pensiamo alla luna come, non pensiamo, riceviamo l'atto di luna come atto della perseveranza anche nel buio. L'atto di luna dice: il sole sorgerà anche nella notte della colpa, nella notte del buio, nella notte del deserto della creatura. La luna dice anche nel buio, nella notte dice: il sole c'è, pazienza, sono le ore notturne, ma il sole sorgerà. E la luna non si prende la gloria del sole. Quando il sole sorge, la luna si eclissa. Chi vi ricorda questo? A me ricorda la mamma celeste. Che atto meraviglioso! L'atto dell'amore materno, l'atto di Maria che brilla di luce, della luce di Gesù. E che anche nella notte della colpa è lei che ci prende per mano e ci conduce a Gesù. E dice: voi non lo vedete, ma vi porto io. Il fatto che ci sia io è segno che c'è Gesù, il sole sorgerà. E quando ci ha portato a lui, lei si eclissa. E l'amore materno, l'atto di luna, amore eroico, amore di abnegazione, amore nascosto, amore di sacrificio, amore che si contenta di stare nell'ombra, amore che si sviscera pur di dare la vita al proprio parto. L'abbiamo visto ieri, no? Girando nei mari di Maria Santissima, come l'amore materno è una parte così sublime, così tenera, è il cuore del cuore di Dio.
L'amore materno è amore divino, perché è Padre, il nostro Padre, che ha depositato in Maria quell'amore con cui lei ama Gesù e ama noi. Però, siccome l'amore materno è così nascosto, così sublime, così di abnegazione e di sacrificio, Dio Padre l'ha depositato in una creatura, così è il Padre nostro celeste che si nasconde dietro Maria e ci ama come una mamma. Immaginate i marchingegni infiniti dell'amore divino. Perché l'amore paterno è per definizione dominante, genera, istruisce, protegge, guida. Questo lo chiamiamo Dio Padre, ma Dio ci ama anche come madre. Allora, siccome per definizione questo amore materno sta nel cuore del cuore del cuore del Padre, è nascosto, allora lui, per farcelo vedere, toccare, percepire, lo ha deposto in una creatura e si chiama amore materno. Quindi dicevamo, così come il Padre ab eterno genera il Verbo, la maternità di Maria, in cui è depositata la paternità divina, genera il Verbo incarnato. Atto di luna. E allora chiediamo la divina volontà di formare anche a noi questo amore materno verso Gesù, amore materno verso ciascuna creatura. Dice Gesù a Luisa: vieni nella mia divina volontà e amerai tutti con amore di madre. Amore di madre vuol dire amore di sacrificio, amore eroico, amore che si contenta di dare la vita, di metterci il sangue del proprio sangue, per nutrire e dare la vita e partorire il frutto del proprio grembo. Io non so voi, ma da oggi guarderò la luna in un modo diverso. E dico: vieni atto di luna, vieni atto di luna, fatti dolcezza, perseveranza, fatti anche dolore, dolore, lacrime, dolore per i peccati. Sembra che la luna pianga a volte. Piange, A volte fa nascere la tenerezza, perché avrei che ha le distanze. Sì. Sto guardando la stessa luna che guarda il mio figlio lontano. Certo. Allora le distanze si abbreviano. Sì, perché la luna è certezza che il sole c'è e che il sole sorgerà. La luna è certezza assoluta, fatto di che la luna c'è, la veda, perché riflette la luce del sole, mi porta per definizione al sole. Allora, vieni divina volontà, vieni a fermare questo atto di luna, questo atto, questo amore materno, amore tenero, amore di sacrificio in ciascuno di noi, maschietti, femminucci, tutti siamo chiamati ad amare con amore paterno e materno, nel nostro specifico ufficio che Dio ci ha dato. Sorge il sole della divina volontà, atto chiamato sole. Qui in realtà o siamo zitti per tutta l'eternità, è proprio il sole che è atto uno, che contiene tutti gli atti, è proprio la divina volontà. Il sole è il relatore, è il portavoce della divina volontà, è l'atto che per eccellenza che ci dice: io faccio un unico atto chiamato luce, che è fuoco, che è calore, e questo atto produce infiniti effetti a chi dà calore, a chi dà fecondità, a chi purifica, illumina, miriadi di effetti che produce il sole sulla terra e in ciascuno di noi. Quello che dicevamo stamattina: come faccio a calcolare gli effetti di un atto nella divina volontà? Tutto va a rifare, tutto va a fecondare, tutto va a riparare, tutto va a purificare. È impossibile, dice Gesù, se la creatura volesse contare gli effetti che ha fatto il sole stesso, dice: io non mica vado a contare quello che faccio, io faccio il mio atto chiamato sole, quello che mi ha, l'ufficio che mi ha dato il mio creatore, lo faccio su tutti, sui buoni, sui cattivi, sul deserto, sulle valli, sui monti, sui fiumi, sui laghi, sulle montagne, sciolgo il ghiaccio, riscaldo chi ha freddo, tutto faccio, non posso contare, altrimenti mi distraggo dal mio atto unico che sto facendo.
Questo è l'atto nostro che dobbiamo fare nella divina volontà. Atto di luce, atto di volontà divina, che contiene infiniti affetti che mai, anche se vivessimo per migliaia di anni, potremmo mai calcolare, perché sono infiniti. Certo, Gesù ne dice tante, tante, tante del sole, lo utilizza proprio come il relatore della divina volontà, pertanto non finiremo mai. Però siccome noi siamo bimbetti, no? Allora mi piace proprio rifarci a quello che già accennavamo stamattina, a proposito del nostro fonderci nella divina volontà, e dove Gesù parla dell'atto preventivo, l'abbiamo detto anche ieri, no? Infatti adesso c'è il il vuoto del cielo, le virtù delle stelle, la tenerezza materna, anche l'amore alla croce che ci dà, e la speranza che ci dà l'atto di luna. E adesso sorge il sole, ci tuffiamo nel sole della divina volontà e facciamo quest'atto preventivo che dice: Luisa fa, Gesù, ma me ne ha dette tante e tante sul valore, sugli effetti di un atto fatto nella divina volontà. Ma allora, ahimè, alas, dice, quanti me ne faccio sfuggire? E Gesù dice, figlia mia, anzi, dice, due punti, aperte virgolette, figlia mia, virgola, c'è l'atto preventivo e l'atto attuale. Con l'atto preventivo è l'atto in cui l'anima, al primo sorgere del giorno, che fa? Decide e conferma che vuole vivere e vuole fare solo la mia volontà e vivere nella volontà divina. Come apriamo gli occhi? Gesù, non ho ancora messo il piede per terra sullo scendiletto, non ho ancora le ciabatte, non mi sono ancora fatto il caffè. Però guarda, te lo dico, decido e confermo che oggi mi metto nella tua volontà e ogni atto naturale, spirituale, tutto voglio far scorrere nel tuo divin volere. E Gesù dice, con l'atto preventivo il mio sole sorge. Oh, per tanti soli. La mia vita resta duplicata in tutti i tuoi atti come dentro di un solo atto, e questo supplisce all'atto attuale. Quindi adesso questo nostro atto di sole, vogliamo fare questo atto anche se sono già le 4 del pomeriggio, diciamo quest'atto di sole, per far sorgere la divina volontà dentro di noi. Stefano, che dici, facciamo una pausa? Vogliamo fare una pausa, Stefano? E come il sole non è uscito? Non dorme là. Stefano! Sei uscito? Con il muto. Facciamo una pausa di possibilmente, ecco. Ecco, ricevendo l'atto di sole dentro di noi, magari facendo i nostri bisogni fisiologici oppure sgranchendoci le gambe e sbadigliando un po', riposandoci, prendiamo questi 2 o 3 minuti, però restiamo dentro l'atto di sole, ok? Thank you.
questo è il tavolo, questo è il tavolo.